Siamo all'Università di Siena con il prorettore dell'Ateneo Francesco Frati, con il quale vogliamo parlare dei premi e delle borse di studio che l'Università metterà a disposizione per gli studenti con scadenza a luglio e agosto. Allora, professore, ci racconta un po' cosa sono questi premi, quanti sono e quali discipline riguardano? Dunque, ci sono diverse offerte di borse di studio e di premi di studio che l'Università di Siena mette a disposizione dei suoi studenti. E il programma è abbastanza ricco e variegato. In alcuni casi si tratta di borse di studio per fare specificamente attività di ricerca nei laboratori e quindi per partecipare a progetti di ricerca. Attraverso questo strumento gli studenti riescono a prendere contatto direttamente con i laboratori e a toccare con mano le attività che vengono svolte direttamente nei laboratori attraverso la diretta partecipazione ad un progetto di ricerca. Ci sono poi dei bandi che sono offerti agli studenti per collaborare con diverse attività legate ai servizi universitari generali, dalle attività di segreteria alle attività di facoltà, gestione delle meteorazioni, eccetera, eccetera. Queste borse, che sono circa 140, prevedono che lo studente sia impegnato in maniera part-time per sole 150 ore e che dedichi il suo tempo, ovviamente in maniera retribuita, a contribuire a diversi servizi universitari. Poi ci sono dei premi di laurea, premi di studio che in qualche caso sono messe a disposizione da associazioni, sono messe a disposizione da enti di varia natura, in qualche caso da aziende e che spesso riguardano la corresponsione di un premio appunto da destinare per esempio alle migliori tesi di laurea di una determinata sessione o di una determinata area, magari all'interno di una facoltà. Prego. Ecco, si parla spesso di borse di studio, di diritto allo studio. Quanto è importante per un Ateneo continuare a mantenere alti i servizi e le possibilità quindi per gli studenti? Per noi è assolutamente fondamentale. Va detto che fortunatamente l'Università di Siena gode della possibilità di avere attraverso il diritto allo studio regionale un elevatissimo numero di borse di studio per i propri studenti e questo fa sì che l'università riesca a mantenere elevato il numero delle immatricolazioni. Per noi questo è, per l'Università di Siena, questo è un aspetto cruciale, in quanto va detto che l'Università di Siena ha una percentuale altissima rispetto per esempio alle altre università toscane di studenti che provengono da fuori regione. Basti pensare che quasi il 50% dei nostri iscritti provengono da fuori la regione toscana e soltanto un quarto dei nostri iscritti sono residenti a Siena, il che significa che per continuare a mantenere questo elevato livello di immatricolazione all'Università di Siena abbiamo bisogno del sostegno di tutti ed abbiamo bisogno anche di sostenere quegli studenti che magari scelgono Siena per la qualità della sua università e per la qualità della vita nella città, ma che possono avere difficoltà economiche che noi, assieme al diritto allo studio regionale, cerchiamo di sostenere.